Buongiorno, io sono Andreina della Caritas. Noi abbiamo trovato una volontaria per lei, e che potrebbe venire da lei la prossima settimana. Va bene? Sono Andreina, ho appena compiuto 72 anni. Sono volontaria della Caritas dal 2014 e sono arrivata a questa esperienza veramente alla fine di un percorso lunghissimo e un po' particolare, perché io di mestiere facevo l'insegnante di latino e greco e quindi per 35 anni ho insegnato latino e greco nelle scuole di Roma, però poi la vita, che scherza sempre, mi ha portato in giro per il mondo perché mio marito invece faceva un lavoro per cui andava in giro per il mondo. Nel 2009 mio marito è morto e questa morte di mio marito, mi ha fatto capire che cosa significa l'improvvisa solitudine, ma non solamente la solitudine perché si è perso il coniuge, perché in realtà la persona che rimane senza coniuge spesso subisce cosa che in realtà non si aspetta, no? Anche una specie un progressivo isolamento sociale. Quindi quando sono entrata in Caritas io sentivo di avere dentro di me da una parte un vincolo di gratitudine nei riguardi di coloro che erano stati con me appunto buoni, gentili e affettuosi, ma dall'altra parte portavo con me anche una serie di ferite di altro genere. Mi sono resa conto quindi che noi, no, in fondo, venivamo a dare, perché comunque c'è sempre l'aspetto del dare che è fondamentale, però venivamo anche a ricevere, no? E questo per me ha costituito una consapevolezza che sentivo dentro di me, ma poi l'ho vista anche in coloro che seguivano il corso di volontari con me. Quindi tutti cercavamo una rinascita, no? E devo dire che la rinascita c'è stata. Sono venuta quindi a contatto con due categorie di persone, da una parte gli utenti, no? Che io vado a visitare, faccio la prima visita per la valutazione delle necessità, eccetera, e dall'altra i volontari, perché poi, no, ho a che fare con i volontari. Quando noi andiamo a trovare un utente, senza che nemmeno ce lo dica, noi ci rendiamo conto esattamente delle sue condizioni, perché a parte certe condizioni che mutano, ma in realtà è la stessa esperienza di vita che stiamo facendo noi. Io sono stata degli anni in cui sono stata veramente in grande angoscia dopo la morte di mio marito e a un certo punto ho avuto la voglia di uscire dalla gabbia della mia angoscia e andare a confrontarmi con i problemi degli altri. È come se il donare agli altri ci sollevasse, no, da questo lago di solitudine, di tristezza in cui noi ci troviamo e ci facesse sentire meglio. Perché? Perché l'utente sente che c'è qualcuno che lo capisce a fondo e allora si apre, e allora parla di più, e allora c'è anche una reciprocità, no? Cioè noi diamo qualcosa all'utente, ma in realtà loro danno tantissimo a noi, no? Perché quindi c'è questa comunione, questa condivisione, no? Che è molto bella e che rigenera, no? Crea un qualcosa di positivo da un punto di partenza che è negativo.